Ciao a tutti, allora, purtroppo la corsa finisce qua. Siamo andati fuori, secondo me, in un modo un po' strano. E di conseguenza questo qua è l'ultimo video della stagione, chiaramente per quanto riguarda la stagione sportiva del Livorno. Allora, parliamo un po' della partita. Allora, perché ho detto strana? Perché a parer mio sarebbe bugiardo dire che il Livorno ha meritato di uscire, come sarei bugiardo se dicessi il contrario, ovvero che Livorno meritava di andare avanti. Diciamo che a seconda dei punti di vista, o perlomeno prendendo in considerazione tutti i fattori, diciamo che poteva succedere tutto. Purtroppo è successo quello che credo tutti noi livornesi, o perlomeno tifosi di Livorno, no, non volevamo, ovvero l'eliminazione dei playoff e la conseguente rimanenza in Serie C, ecco, o Lega Pro, chiamatela come volete, la chiamiamo sempre Serie C. Comunque, perché ho detto queste cose qui? Perché se si va a vedere il discorso impegno, come sempre, riferendomi anche, perché comunque di per sé sono due partite diverse, però diciamo che possono essere unite, perché poi il risultato finale è la somma di queste due, quindi se si va a vedere anche la prima partita, e guardando anche questa, non c'è da dire direi niente o veramente poco per quanto riguarda l'impegno dei giocatori. Se si va a vedere ancora una volta il gioco e come ho spesso detto, riferendomi a queste cose qui, un po' il possesso palla e volendo anche le cose elementari, ovvero passaggi, palleggio, queste cose qua, ci sarebbe qualcosa da recriminare. Comunque, parliamo della partita, di questa partita qua, lasciando stare l'andata che a parer mio comunque ha condizionato molto il risultato finale e appunto, diciamo, chiaramente di conseguenza poi il non passaggio del turno. Alla partita si è svolta così: Livorno che è sceso in campo nel primo tempo, non subito all'inizio, bene o male un po' dopo, però diciamo per quasi tutto il primo tempo, diciamo questa cosa che sto per dire è successa dopo 5-10 minuti, con un approccio giusto, ovvero quello di cercare di riaggrappare il risultato, quindi facendo un gol, e poi c'è l'opportunità di ribaltarlo facendone almeno un altro, quindi conseguenza due gol. Quindi Livorno è sceso in campo così, con la voglia di, appunto, di fare risultato, appunto di riprendersi il risultato e di conseguenza cercare di andare in vantaggio nel risultato totale, e ci riesce. Ci riesce con fra l'altro due gol identici, il primo di Franco e il secondo di Borghese, ovvero, perché dico identici per chi non l'avesse visto, ovvero punizione più o meno dalla stessa posizione, battuta da sempre al solito, ovvero Galli, che la mette nel mezzo e tutte le volte, per nostra fortuna, anche per nostra bravura, ma anche per nostra fortuna, perché in quel caso, anzi in quei casi, la difesa della Reggiana è stata un po' dormiente, diciamo, si è fatta trovare per ben due volte impreparata su, diciamo, su quell'azione, in questo caso sul calcio di punizione, riusciamo appunto ad andare in vantaggio. E così finisce il primo tempo. Diciamo che sì, la Reggiana chiaramente, dopo aver preso il secondo gol, ha provato in maniera molto molto molle, in maniera poco decisa, a cercare di ritrovare il gol dell'eventuale totale pareggio, in realtà sarebbe stato il 2-1, ma non ci riesce. Poi succede quello che purtroppo è successo svariate volte quest'anno, ma non solamente quest'anno, ma parlando di questa stagione, mi riferisco, cioè voglio parlare solamente quest'anno, quindi dico quest'anno, scusatemi. Ovvero, cosa succede? Che Livorno, soprattutto quando è in vantaggio, ma a volte l'ha fatto anche sul risultato di parità, indipendentemente dal fatto che giochi in casa, anzi che giocasse in casa, che giocasse fuori casa, il Livorno, soprattutto in caso di vantaggio, ovvero come questa volta qua, rientra nel secondo tempo e si fa schiacciare clamorosamente. Allora, qui c'è da mettere, diciamo, due punti aperti, virgolette. Allora, cosa voglio dire? Allora, io me l'aspettavo, perché è una cosa normale, cioè sarebbe stato normale se continuava il Livorno ad aggredire e perché non portarsi in vantaggio dell'altro, allungare in vantaggio. La cosa che dico io è che probabilmente questo pensiero non ce l'ho avuto solamente io, e probabilmente non ce l'hanno avuto solamente o anche altri tifosi che hanno assistito alla partita o l'hanno guardata, comunque insomma hanno visto la partita. Probabilmente soprattutto ce l'hanno avuto i giocatori e la squadra, insomma la squadra in sé per sé, compreso in primis l'allenatore. Allora, io non sto dando la colpa a Foscarini, perché di per sé, come ho sempre ribadito, a parte quando c'è un discorso di scelte su chi va in campo, tattiche, strategie, a livello di come si giocano la testa dei giocatori, cioè uno ci può provare a fare qualcosa, ma nella testa dei giocatori non ci si può entrare più di un tot. Quindi di conseguenza l'allenatore,
ha le sue colpe però fino a un certo punto. Di per sé poi alla squadra, cioè i giocatori che vanno in campo, a reagire in determinato modo. Allora, io quello che sto dicendo è, ci si aspettava tutti che la Reggiana, no probabilmente, molto probabilmente, addirittura sicuramente, entrasse in campo cercando di riaggrappare il risultato totale, perché no, di scavalcarlo. Ecco. Ma perché se proprio... A parte che non bisognava farci schiacciare a prescindere, però bisognava non provare a farci schiacciare, ma... Eddio. Se proprio bisognava farci schiacciare così. Ma perché abbiamo concesso così tanto? Fra disattenzioni e, secondo me, un modulo che andava in quel momento rivisto. Perché in caso di vantaggio, se proprio dici ok, cerchiamo di portarcelo a casa, ti difendi in maniera diversa. Anche se sono molto contro per questa sì, perché di per sé ti puoi difendere anche in 20 indietro, però poi alla fine almeno un gol, se questi picchiano, non mi sto riferendo alla Reggiana, mi sto riferendo al discorso generale, però poi lo prendi. E dico, perché il Livorno, anzi, in quel caso Foscarini in sé per sé, non ha deciso di cambiare modulo e difendersi di più, se proprio ti volevi difendere. Invece no, sei rimasto col solito modulo, ti sei fatto schiacciare, di conseguenza loro sono riusciti poi a trovare il gol del totale pareggio, 2-1 quindi, e poi di conseguenza, per chi non sapesse, siamo andati supplementari, quindi diciamo, il discorso secondo tempo finisce così, ovvero che loro si è fatto schiacciare e ha trovato per fortuna, anche se poi la partita è andata così, però fino a quel momento solamente il risultato, diciamo, ha preso il risultato del pareggio totale reggiano. Insomma, di conseguenza passiamo ai supplementari, e cosa che invece mi aspettavo, che ho detto, vabbè, supplementari, anche se c'è la stanchezza, la partita ritorna, spero, sugli stessi binari, sulla stessa direzione del primo tempo. Invece Livorno si è fatto schiacciare, non dico ancora di più, però fino a che non ha preso il gol, si è continuato a farsi schiacciare allo stesso modo del secondo. Di conseguenza, appunto, schiaccia, schiaccia, schiaccia. La Reggiana pigiava, 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 ha trovato il gol del 2-2. 2-2, che poi chiaramente è rimasto il risultato invariato. Livorno, dove ha preso questo gol qua, ha provato a fare qualcosa, diciamo, niente secondo me di veramente pericoloso, forse un'azione, però poi niente di che, e poi vabbè, la partita è finita così e è passata la Reggiana. Allora, forse mi sono spiegato male, forse ho diviso male il discorso riferendomi ai vari tempi. Cosa voglio dire? Che Livorno, quando ti ha fatto schiacciare il secondo tempo, a parte un'occasione, diciamo, direi clamorosa, sciupata da Valiani, e fra l'altro sciupata, anzi per fortuna, da Reggiana, il difensore ha fatto sì che salvando il pallone di testa sulla linea, ha fatto sì che l'occasione venisse sciupata da Valiani. Parte rossa di Livorno si è fatto schiacciare. Chiaramente sì, se entrava il gol probabilmente sarebbe stata, probabilmente, una partita diversa, perché saremmo arrivati sul 3-1, e Reggiana doveva fare un altro gol per andare supplementari. Chissà se lo faceva, perché magari, non lo so, magari sul 3-1 si poteva buttare giù, altre cose. Purtroppo, chiaramente, la merda, ci sa, non è successo. Però quello che voglio dire è che Livorno, da quando è rientrato subito, subito, subito in campo nel secondo tempo, si è fatto schiacciare. Si è fatto schiacciare non solo fino ai supplementari, ma bensì fino a che ha preso il gol, che poi ha dato il momentaneo, anche se poi è diventato ufficiale, passaggio di turno a Reggiana. Cosa che in realtà non va a succedere, perché i supplementari, ripeto, secondo me, dato che hai deciso di farti schiacciare perché l'hai deciso, capisco che c'è, cioè, il discorso campo, il discorso che una squadra di per sé arriva a quel momento può farsi, cioè non può demoralizzarsi, capisco tutto, però di per sé il buono si è messo del suo. Ripeto, l'impegno, mi riferisco anche al discorso iniziale, c'è stato, però secondo tempo, cioè proprio una cosa, secondo me, non dico, no, diciamo, no, lo dico, clamorosa, nel senso, si è fatto schiacciare troppo, 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 troppo. Insomma, e Livorno ha fatto così fino a, come ho detto prima, a quello che era il momentaneo vantaggio, che poi è diventato ufficiale vantaggio a Reggiana. Quello che dico io invece è che se proprio ti sei voluto far schiacciare nel secondo tempo, quando arrivi ai supplementari, dato che ci sei arrivato, capisco che c'è la stanchezza, ma la stanchezza ce l'hanno anche loro, a meno che non sia un cyborg, sono robot, ma non penso. Cioè, dovevi cercare in qualche modo di ritornare in vantaggio, anche perché, parliamoci chiaramente, anche se metti caso riuscivamo ad arrivare ai rigori, è vero che dice, è una lotteria, ma dato che quest'anno si arrivava ai rigori, almeno per quella fatta vedere durante la stagione, non era il tuo punto forte, i rigori. Quindi di per sé dovevi cercare in qualsiasi modo di riprovare a portarti in vantaggio e di rimanerci. Invece no, il Livorno si è fatto schiacciare fino a quello che poi è diventato, diciamo, il gol, tra virgolette, vittoria della Reggiana. Ho provato a fare qualcosa dopo, come ho detto prima, ma niente di concreto. Sì,
le parti sono invertite, stata la Reggiana a farsi schiacciare, però Livorno ha provato maggiormente con i classici lanci lunghi da qualsiasi parte a buttare palla in aria e cercare il gol, cosa che poi, come penso sappiamo tutti, purtroppo per noi non è arrivata. Però ripeto, io come sentite forse anche dal tono, diciamo, non sono né tantissimo arrabbiato né tantissimo deluso, perché ahimè preferivo di no, preferivo dire una delle vere cazzate abnormi, però come già dissi a fine precedente video, io la speranza c'è, ma non ci credo, perché di per sé secondo me anche se ieri passavamo il turno, alla fine poi beccando l'Alessandria o se la butto lì, andavamo avanti, chi c'era c'era, no, non ci si faceva secondo me, ci speravo, perché come il calcio a volte ha dimostrato, anzi a volte spesso ha dimostrato, non necessariamente va avanti chi è più forte. Maggiormente la maggior parte delle volte sì, maggiormente c'è qualcosa più forte, ma non sempre, quindi la palla è tonda come usa lì e può succedere tutto, però almeno per quanto riguarda il cross sulla carta secondo me alla fine non ce la facevamo ad andare in Serie B, ripeto, ci speravo alla grande, però quindi anche per questo e poi anche per comunque l'impegno, perché comunque soprattutto a differenza dell'anno scorso, cosa che non è successa, non siamo retrocessi, che è stato peggio secondo me di lottare per la promozione, retrocede. Almeno quest'anno qualche giocatore, cioè per l'amor di Dio, io spero che non abbiano fatto finta, anche perché se non ci vuole coraggio fa finta, a fine partita quando è arrivato il triplice fischio che ha decretato chi passava il turno e chi rimaneva lì, insomma che era escluso, che andava fuori la playoff, qualche giocatore si è messo anche a piangere. È una cosa che ti dispiace, però sicuramente ti fa piacere, perché voglio che almeno qualcuno era attaccato alla maglia e ci ha provato. Quindi diciamo che non c'è tanto discorso di arrabbiature né tanto di delusione. Un po' di amarezza, quella sicuramente, un po' tanta amarezza, quello sicuramente. Però come ho anche sempre detto, lo dico in maniera obiettiva, senza critiche troppo, cioè senza critiche negative o addirittura offese. Il Livorno, con la squadra che è riuscita a... ad avere, tra virgolette, perché alcuni hanno cercato di recuperare un po' in fretta, insomma, questi playoff, questi finali di stagione, come ho sempre detto, dopo la pausa invernale e soprattutto dopo la pausa col Como, secondo me forse ha fatto anche troppo, perché mia che devi lottare per salvarti, ci mancherebbe, però di per sé, soprattutto anche con alcune mancanze, in primis quella di Cellini, che fino a quel momento era quello che ha fatto più gol e sicuramente si rendeva molto più pericoloso in attacco di tanti altri, Livorno ha fatto anche troppo, e se bisogna avercela con qualcuno è chi ha deciso di eventualmente costruire questa squadra in questo modo qui a livello di qualità. Per l'amor di Dio, le cose sarebbero state diverse se avevamo tutti al completo, tutti in forma. Purtroppo è andata così, a livello anche di riserve eravamo messi così, e ripeto, come ho detto prima e come stavo dicendo, forse anche troppo quello che abbiamo fatto, ripeto, senza offese, senza niente. Quindi se proprio dobbiamo avercela con qualcuno è chi ha deciso di formare questa squadra qui a livello di organico, ecco. Poi sì, uno può criticare le scelte dell'allenatore, bla bla bla, che fra l'altro, parentesi, secondo me ieri ha fatto una delle migliori formazioni che con i giocatori che abbiamo a disposizione che il Livorno potesse fare, Non tanto di modulo, anche volendo, ma io dico proprio di giocatori scesi in campo. Forse, anche se poi ha fatto gol da rivedere... Franco sulla sinistra, che io sinceramente avrei preferito Lambrughi, ma magari momentaneamente Lambrughi non era così in forma, come purtroppo ci ha fatto vedere quando è tornato all'infortunio, l'ho detto svariate volte nei video, anche nei video precedenti, e forse per avere un po' più di regia, ripeto, solamente regia, quindi un po' più di gioco, ma non aggressività, perché... e velocità, perché sono due giocatori completamente diversi, forse a quel punto Gian Donato al posto di Marchi, ma... questa via è una scelta molto discutibile, perché Mario comunque sicuramente è un giocatore che fa molto comune al Livorno per le qualità che ha a livello di, diciamo, più che mentale, a livello di voglia barra aggressività, nel senso anche di a volte anche di testardaggine, chiamiamolo così, perché Mario a volte va su palloni in modo strano, su pallone rischi di farsi male, cosa che a volte è successo, magari tanti giocatori magari in alcuni casi ci levano la gamba o ci levano la testa, nel senso. Quindi questa via è una scelta discutibile, forse sulla sinistra, però di per sé poi non c'è di altro, anzi per la prima volta ha giocato forse a 3, a me è sembrato un 4-3-3 più o meno, perché Murillo faceva, capivo se era una seconda punta,
cioè se era in esterno o era in ala, diciamo, in centrocampo, l'ho capito, comunque a me è sembrato un 4-3-3 con Murillo avvantaggiato, maritato, Valiani, Lusci, Marchi e poi Franco, Gasbare, Borghese, Galli, fra l'altro, meglio sì, poi Mazzoni. Quindi nel senso, questa partita non c'è di, almeno non c'è da dire niente su quanto riguarda il discorso di formazione. Aspetta, il discorso di prima si bisogna dare le colpe a qualcuno, in primis, a chi ha deciso di fare, di creare questa squadra qua, con gli acquisti, con le cessioni, bla bla bla, e poi se proprio vogliamo vedere, diciamo, il pelo nell'uovo, no? Ogni tanto magari le scelte di Foscarini, perché sulle formazioni fatte durante il campionato, diciamo, il discorso punti persi che ci hanno permesso di arrivare qui. Io vi dico la verità, e poi concludo il discorso, che qui si sta andando oltre la partita. Tanto ormai l'ultimo video, anche se dura 2 ore, non mi interessa, ma quello che mi viene in testa e voglio dirlo, Dio. Eventualmente finite il video, stoppate e ci vediamo poi. Vi dico la verità, secondo me, se continuavamo a giocare ed avere a disposizione i vari giocatori che abbiamo avuto prima della pausa invernale, non tanto meno col Como, ma poi pausa invernale. E poi l'Alessandria stessa continuava a fare queste alte e basse, che Alessandria ha voluto perdere il campionato, eh. Tutto rispetto, non è la Cremonese che era più forte, collettivamente Alessandria è la più forte che c'era nel nostro campionato, quindi il nostro girone, quindi non c'è di niente, l'ha voluta perdere da solo il campionato. Se Alessandria comunque faceva questi alti e bassi e noi invece continuavamo a macinare punti, vi dico la verità, se noi si era già in Serie B, perché le possibilità c'erano. Poi c'è stata questa pausa che magari ti frena un po' per il discorso soprattutto morale, non che lo perdi, però magari sei abituato a tattare, il discorso pausa magari ti anche giustamente ti deconcentri e magari c'è un calo, ecco. Poi ci sono stati gli infortuni in primis, vero, con il Telecom che ci ha levato in primis, anzi quasi esclusivamente con tutte le piattaforme con l'arti, però Cellini, che fino a commento era l'uomo che praticamente era più pericoloso in attacco, che faceva gioco, e di conseguenza poi è successo quello che è successo. Insomma, detto questo, arrivo alle conclusioni vere e proprie, se no veramente vado troppo 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 oltre. Allora, come ho già detto all'inizio video, questo era l'ultimo mio video per quanto riguarda il discorso Livorno, almeno della stagione, perché di conseguenza purtroppo tutto è terminato con ieri, di conseguenza tutto termina qui per quanto riguarda il discorso YouTube per me. E cosa spero? Spero che, allora, vediamo un po', facciamo due cose, che mi riferisco chiaramente al prossimo anno. Spero in primis che Livorno faccia una campagna acquisti, faccia un mercato giusto per la categoria, e prendendo possibilmente, anzi facendo possibilmente acquisti importanti, acquisti mirati, su magari ruoli che c'è da un po' a sistemare, che di per sé posso garantire che a parer mio qualcosa c'è, non tutto, ma qualcosa c'è. Poi spero che per fare un po' di cassa, quelli che quest'anno sono stati considerati poco utili e di conseguenza hanno dato meno, po', insomma, meno degli altri, insomma, possono essere venduti, perché comunque averci una rosa ampia è giusto in determinati casi, e poi è giusto se comunque la rosa, con tutto rispetto, chiaramente ampia sia di qualità. Se non lo è, per quanto riguarda la categoria, forse è meglio un po', diciamo, scorciarla questa rosa qua. Quindi in sequenza fa casa, che è sempre importante. Spero che il Livorno possa trovare un equilibrio, no? Per quanto riguarda il discorso societario, perché qui ne sento ogni giorno una nova sul discorso societario, c'è. A volte senti di che Spinelli va via, a volte rimane, a volte che va via viene un altro più scemo, a volte va via viene uno scicco, per dire. Quindi speriamo che il Livorno riesca a trovare un equilibrio e che si possa trovare una fine anche il discorso societario. E di conseguenza, secondo me, la meglio. E di conseguenza vi dico anche che, se proprio devo andare via Spinelli, io spero possa venire uno che ci abbia a cuore in primis la squadra, e che veramente abbia, oltre a la disponibilità economica, abbia voglia di spendere, appunto, per sistemare la squadra. Perché vi dico la verità, a me, se metti caso, non succede, tanto non succederà mai, però se metti caso dovesse rimanere Spinelli, per dire, e no che non succede, tanto secondo me alla fine rimane, però non lo so, io non sono Nostradamus, no, che ho osi che prevedo le osi, però
deve essere nelle Spinelli. Spinelli dice, oh, io, cosa impossibile è questa, torno lo Spinelli di 10-15 anni fa per dire, no? Quello che spendeva Vaini, o che perlomeno aveva, diciamo, aveva un po' a cuore, no? Almeno la squadra, oltre che considerare l'azienda e basta, mi sembrerebbe stia facendo adesso. Per me va bene anche Spinelli, l'importante è solamente avere, io spero che Livorno possa trovare un qualcuno che, o qualcuno, insomma, possa trovare, indipendentemente dalla pensione, una stabilità, in modo tale che, a livello, diciamo, economico, in modo tale che Livorno possa fare degli acquisti importanti, ecco. Ma non che ora non ci sia, che ci siano debiti in questa Serie B, ci mancherebbe, anzi, per fare ci debiti, si spende mai. No, io almeno avere qualcuno che vuole bene a Livorno e che vuole rispettarti, forse, perché siamo quelli paganti soprattutto, insomma, e quindi questa c'è via. Detto questo, niente, che non ci sia da dire altro e basta, ci vediamo poi in un prossimo video. Eventualmente se ci dovesse essere qualcosa, perché a regola io sarebbe imprevisti, dovrei fare commenti anche nella prossima stagione, se ci dovesse un cambiamento o qualcosa, chiaramente ve lo faccio sapere. Ve lo farò sapere, forse, su YouTube, insomma su questo canale qua, o eventualmente sulla mia pagina Facebook. Non l'ho mai detto, cioè nel senso sì, lo lascio poi a fine video, però non l'ho mai detto a livello di parlato, però se volete c'è una pagina Facebook e magari volete venire aggiornati non solo su Livorno ma sui miei video in generale, seguitemi, racconto la pagina, si chiama Inomiz Fantasia 01, vabbè, insomma questo è quanto. E niente, detto questo credo non ci sia da dire altro e ci vediamo poi. Ciao a tutti. We'll be right back.